con la categoria ambiente, chilometro zoom di Radio Libertà. Chiamiamo qui Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Radio Libertà. Questo è il tuo ambiente, eccoci, è il tuo qua. Settore, perché giorni fa abbiamo presentato l'ultimo libro di Fabrizio Santori sull'agricoltura, un ebook lui è bravo. Fabrizio è un esperto dell'agricoltura, anzi forse non ti abbiamo mai neanche intervistato, quindi mea culpa. Ci sarò, ma intanto la trasmissione Chilometro Zero, appunto Chilometro Zoom con Antonino e Lorenzo, è un'attenzione forte a quei problemi che poi sono sfociati recentemente, no? Quello che voi raccontate tutti i giorni di chi fa agricoltura, di chi fa pesca, che ha delle difficoltà, e lo fate perché il tema dell'agricoltura è strategico per il paese, cioè se non ci fossero tutti queste persone, ma questo paese che poi si vanta del Made in Italy, dei grandi prodotti, che fine farebbe? Quindi grazie per quello che fate quotidianamente per il paese intero. Grazie Lorenzo. Grazie. Queste sono parole anche, diciamo, un pochino esagerate, però ti posso dire, abbiamo provato, lascio grazie. Solamente questo piccolo pensiero, magari siamo andati un po' nel tecnico a volte per i nostri radioascoltatori, però abbiamo fatto dei bei collegamenti, non so, con un pescatore di palamito fuori a 300 miglia dalle coste italiane. Abbiamo cercato di raccontare veramente le vite di pescatori e agricoltori che, ragazzi, portano un prodotto fresco e genuino sulle nostre tavole e ogni giorno dovremmo ringraziarli. Beh, io dico solo poche parole. Noi abbiamo cercato di mettere assieme le facce e le storie. Le facce e le storie. Andiamo al supermercato, entriamo, c'è il latte della GDO 70 centesimi, c'è il latte della centrale 1,40 €. Cosa sto comprando? Da un lato sto comprando qualcosa che strozza il produttore. Dall'altro io sto comprando qualcuno che stamattina si è alzato con l'autobotte, è andato a fare il giro qua in provincia, ha portato il latte e campa una famiglia. Quindi anche comprare e votare, e noi vogliamo raccontare anche queste storie di chi si alza presto la mattina per cercare di portare avanti la propria vita e garantire un futuro alle proprie famiglie. E lo fate benissimo, grazie a Radio Libertà. Grazie. Dove andate? Manca una cosa. Mancava? Visto che è uno, e vistasi anche, insomma, la stazza di entrambi, ce la giocheremo a birra e salsiccia. Bellissimo. Bellissimo. Grazie.